Prima Fila Magazine. E oggi andiamo anche al Teatro ITC di San Lazzaro di Savena. Prosegue la stagione teatrale con lo spettacolo L'ultima eredità di e con Oscar De Summa. Oscar, benvenuto. Grazie. Quello che ti chiedo su questo spettacolo che tu hai scritto, si intitola L'ultima eredità. Leggevo la sinossi dello spettacolo, il sunto, la trama, e pensavo, è un tema quello del ritorno all'infanzia a causa della morte di un caro, di un genitore, eccetera, che molti scrittori hanno toccato. Allora ti chiedo, com'è nata l'idea di questo spettacolo e come sei andato avanti nel percorso creativo? Allora, è una cosa molto personale, molto intima, che in un altro momento storico non mi sarei mai permesso di raccontare pubblicamente. Ma come tutti penso di essere rimasto impressionato dalle immagini viste a Bergamo e a Brescia durante il primo lockdown, queste bare che venivano trasportate dai carri militari, di figli, di fratelli che avevano visto i propri genitori, i propri fratelli partire per andare in ospedale e non poter più salutare queste persone, neanche appunto rimanere in contatto con la bara, cioè un rito che ci serve molto per fare elaborare il lutto, per passare, attraversare questo spazio della mancanza. Allora, io avevo avuto questa grande fortuna invece di riuscire a salutare mio papà prima della sua dipartita, e quindi se a qualcosa può servire il teatro, ho pensato che in quel momento storico poteva servire proprio a mettere a disposizione un'esperienza personale per far sì che tutte queste persone, ma anche chi aveva avuto paura, insomma, c'è stata tanta paura, no? I genitori, molti di noi hanno i genitori molto lontani, quindi questo senso di appartenenza verso questi genitori, poterlo celebrare in qualche modo attraverso lo spettacolo. L'idea è nata da lì. Poi sì, ci sono molti riferimenti letterari, ci sono tanti autori che hanno affrontato questo tema. Io ho raccontato effettivamente tutto il viaggio che ho fatto da Bologna. Io vivo a Bologna, ma sono pugliese di origine, fino ad arrivare giù, incontrare mio papà e poi vedere il suo passaggio ad un altro mondo, se vogliamo dire così. Molto toccante, devo dire, quello che hai raccontato. Quindi suppongo che anche lo spettacolo abbia questa forza, suppongo che il pubblico te lo abbia dimostrato nelle repliche che magari hai già fatto. Sì, la cosa bella soprattutto delle prime uscite, diciamo, che sono state ormai più di un anno fa, che le prime letture pubbliche del testo, è che quasi tutto il pubblico restava a raccontarmi poi dei propri genitori. Questa è una cosa molto bella del teatro, non ci accomuna su un'esperienza. Naturalmente sì, è vero, il finale è un finale tragico, ma come sempre i miei spettacoli passano sempre da una fase ironica, molto giocosa dell'inizio, anche per far capire come contrappeso, no? La morte è uno di quei temi rimossi dalla nostra società. Non abbiamo più abitudine, frequenza di contatto con i morti, con la morte, con il rito del funerale. Sono sempre cose molto, molto sbrigative e quasi sempre personali, private, però in mezzo ad una comunità che continua a muoversi in fretta e senza badare a questo passaggio. Un tempo invece, no, soprattutto nei paesi, io vengo da un paesino, c'era una ritualità che metteva tutti un po' in scacco, cioè era un momento di riflessione, e questo momento di riflessione, la cosa poi importante che voglio dire di questo spettacolo, una delle cose, è che fa da contrappunto alla vita, cioè più siamo vicini alla morte, più diamo valore alla vita, quindi questo contrappunto è la cosa che io racconto in particolare. Molto interessante. L'appuntamento con Oscar De Summa e il suo spettacolo L'ultima eredità è al Teatro ITC di San Lazzaro il 26 novembre alle ore 21. Oscar, grazie. Grazie a te e grazie a tutti.